avevamo parlato di uno stanzino pieno di rifiuti elettronici all'interno del parco archeologico. La cosa peggiore è che era accessibile anche ai turisti. Ci siamo tornati dopo un mese e i rifiuti erano ancora lì, con tanto di porte aperte e turisti curiosi. Ecco perché abbiamo lanciato una provocatoria colletta di 10 centesimi a persona, per acquistare un lucchetto da 3 euro, in modo da nascondere quello scempio alla vista, in attesa di un corretto smaltimento. Ieri mattina ci siamo tornati di nuovo. Abbiamo parlato con uno dei responsabili del parco, ed ecco il lucchetto nuovo fiammante, comparso proprio poco prima che noi potessimo regalare il nostro. Certo, per lo smaltimento pare che dovrà pensarci la soprintendenza, però è un piccolo risultato che ci fa ben sperare.